Eccoci qui con la seconda parte dello sviluppo di una pellicola in bianco e nero. Qui sul tavolo ho messo gli acidi che mi serviranno. Utilizzo al malocco Profix per fissare la pellicola, quindi come ultimo passaggio. Poi utilizzo come invece rivelatore l'HC110. E infine del semplice acido citrico per fare il bagno di stop. Come ultimo acido, che però verrà utilizzato solo dopo il lavaggio come imbibente, uso quello della Bellini, questo qua, molto buono, però lo metto da parte perché tanto adesso non ci serve. Allora, vediamo un attimino. Io con l'HC110 mi trovo bene con una diluizione di tipo B e quindi devo andare a diluire 1 più 31. Facciamo i nostri calcoli e otteniamo quindi 600 ml fratto 32. Mi fa 18,75. E siccome è molto denso come rivelatore, arrotondo a 20. Poi, per quanto riguarda lo stop, mi prendo una formula che mi sono scritta nel mio formulario e praticamente dice che ogni 100 ml di acqua deve avere 100 g di acido citrico, quindi mi servono solo 15 g per 1000 ml di acqua. E poi infine utilizzo, cioè mi faccio i calcoli del fix. In questo caso il fissaggio qua nell'etichetta ci dice che può andare bene sia per i film che per la carta se noi utilizziamo o 1 più 4 o 1 più 7. L'unica variazione che c'è tra questi due è che è semplicemente il tempo, quindi io vado a risparmiarmi l'acido e utilizzo 1 più 7. Se utilizzassi 1 più 9, invece il fissaggio andrebbe bene per quanto riguarda sia la carta politenata che per la carta valitata, ma non andrebbe bene per i film. Quindi le pellicole. Io il fissaggio lo preparo sempre da poterlo usare in tutti e due i modi. Quindi vado a prepararmi questo 1 a 7. È semplicemente, siccome tanto poi andrò ad utilizzarlo, andrò ad aggiungerne nella carta, mi preparo 800 ml direttamente. Quindi farò 100 ml di acido e 700 di acqua. Prendiamo i guanti e iniziamo la preparazione. Per quanto riguarda la preparazione, io miscelo sempre in successione, quindi sviluppo, rivelatore, stop e fissaggio, in modo tale che non vadano a inquinarsi i vari acidi. Per quanto riguarda l'acqua, l'ho già preparata, filtrata, ha una gradazione di 21 gradi, quindi va benissimo. Nel senso che se si sfredda raggiunge 20 gradi quando vado a sviluppare. Molto verosimilmente, siccome adesso è inverno, può essere che io vada a perdere 1 grado quando getto tutto nella tank. Quindi iniziamo. Allora, mi prendo il misurino piccolino. No, qua l'acqua. Devono essere 20 grammi di HC110 ancora un altro.
quando fate queste operazioni lavorate sempre in un piano, non prendete un cilindro e poi versateci dentro perché comunque rischiate di sfalsare il risultato. Io utilizzo un cilindro da 1200 che in genere utilizzo per la carta, però l'altro che ho è da 300, qui sto sviluppando due rullini, quindi mi servono 600, perciò utilizzo direttamente questo. Vedete quanto è denso l'HC110, rimane tutto sul misurino, per quello sono passata da 18,75 a 20. In questo caso faccio un pochino questo lavoro in modo da prendermi un altro pochino di rivelatore. E ora raggiungo i 600. Allora, dove sono? Eccoci qua. Perfetto. Me lo agito. Eccoci qua per preparare lo stop. Ho già posizionato il mio cilindro sopra la bilancia. Qua lavoro anche senza guanti, tanto è solo acido citrico, quindi limone. Faccio 1,5 litri. Ok, allora, tanto comunque questo acido citrico lo andrò ad utilizzare per la stampa, è lo stesso, va bene sia per il film che per la stampa, quindi verso. Aggiungo 300 ml perché questo cilindro arriva a 1200 e io devo arrivare a 1500. Infine, come ultimo step, abbiamo da preparare il fissaggio. Qua rimetto i guanti. Abbiamo detto che facevamo 800, quindi concentrazione 1 a 7. Quindi facciamo 100 di acido. Poi 800 di acqua. Adesso miscelo tutto e poi noi ci rivediamo per la fase di sviluppo vera e propria. A dopo.